Salve a tutti, siamo alla lezione numero 17 e parleremo delle strutture ritmiche. Il termine struttura ritmica indica, nel nostro caso, una sequenza di accenti forti e deboli, in altri termini, di battere e levare. Se consideriamo un ritmo di due quarti, il primo tempo della misura sarà in battere e il secondo in levare. Una serie di misure in due quarti, quindi, darà origine a una struttura ritmica nella quale si alterneranno il battere e il levare. Il ritmo di tre quarti ha l'accento forte sul primo movimento e debole sul secondo e sul terzo. Il ritmo di quattro quarti ha l'accento forte sul primo movimento, debole sul secondo, mezzo forte sul terzo e debole sul quarto. Questi sono tempi semplici. Significa che ogni movimento si può suddividere in 2, 4, 8. E questa è chiamata suddivisione binaria. I tempi composti invece hanno la suddivisione ternaria. Questo significa che ogni movimento si può suddividere fondamentalmente in 3 o in 6. Il tempo in 6 ottavi, quindi, ha due accenti principali che poi danno origine a degli accenti secondari. Vediamo degli esempi. In due quarti abbiamo 1, 2, quindi forte, debole. In tempo tre quarti abbiamo 1, 2, 3, quindi forte, debole, debole. In quattro quarti abbiamo 1, 2, 3, 4, quindi forte, debole, mezzo forte, debole. Nel tempo 6 ottavi, che è un tempo composto, abbiamo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sono note, sono semiminime con il punto, che possono essere tutte e due forti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oppure la prima forte e il secondo debole. Però la loro suddivisione dà origine a degli altri accenti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, cioè forte, debole, debole, forte, debole, debole. Quando si improvvisa è importante tenere sempre presente la successione del battere e del levare. Uno dei motivi è il seguente: l'accordo finale di un motivo musicale generalmente deve cadere in battere. Di conseguenza, la settima di dominante o qualsiasi altro accordo che lo precede dovrà trovarsi in levare. Faccio un esempio: in due quarti. Questo è un esempio giusto. Adesso con le stesse note farò un ritmo sbagliato. 1, 2, 1, 2. Questo è sbagliato perché la settima di dominante è in battere, la risoluzione in levare. Questo esempio si può correggere anche prolungando il quinto grado per tutta la misura e mettendo l'accordo di primo grado a una misura seguente. Vediamo. 1, 2. E questo è un esempio giusto. Adesso all'esercizio numero 60 abbiamo una serie di accordi, di misure con gli accordi senza ritmo e noi inseriremo un ritmo. Quindi se faccio 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, non c'è nessun problema perché ogni accordo dura una misura intera. Ma se voglio dare ritmi diversi, dovrò fare qualcosa di questo tipo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E questo è giusto perché la dominante è in levare e la risoluzione è in battere. Questo per una serie di quattro accordi. Un altro esempio in fa maggiore. 1, 2. Anche qui ho fatto un accordo per ogni misura di due quarti. Con ritmi diversi sarebbe 1, 2, 1, 2, 1, 2. Con cinque accordi, 1, 2,
nessun problema perché ogni accordo prende una misura intera. Adesso invece darò valori diversi. Potrei fare 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oppure 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entrambi i modi sono giusti. Un altro esempio in la minore. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. In questo caso ogni accordo prende una misura intera, adesso con valori diversi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oppure 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Per oggi è tutto. A risentirci alla prossima lezione. Grazie.